Con l'arrivo della seconda stagione di Codem EV2, il team di Activision ha annunciato il ritorno di una modalità storica della saga, ovvero Infetto. Alcuni dataminer, infatti, hanno rivelato tramite i file di gioco di Warzone Mobile le possibili modalità che saranno aggiunte su Modern Warfare 2 2022, oltre a quella citata come guerra terrestre, cattura la bandiera e l'inedita Knockout. A rendere pubblica la notizia è stato proprio lo stesso team di Call of Duty, tramite un tweet riportante «Siamo d'accordo, ci vediamo il 15 febbraio», in risposta ad un post di un ragazzo che ricorda quanto sia divertente giocare Infected su Call of Duty con gli amici. Ma per i nuovi giocatori di Call of Duty, cos'è la modalità Infetto? Beh, la modalità Infected nasce nel 2011 da Call of Duty Modern Warfare 3, reintrodotta successivamente su Call of Duty Modern Warfare 2019. Essa è una modalità PvP in cui viene scelto un giocatore a caso tra tutta la lobby e verrà definito come l'infetto. Egli riceverà un equipaggiamento casuale che cambierà ad ogni partita. Il suo fine è quello di infettare tutti i superstiti, tra virgolette, che invece quest'ultimi dovranno evitare a tutti i costi fino allo scadere del tempo. Se un sopravvissuto viene ucciso, si tramuterà in un infetto e quindi si unirà alla caccia dei giocatori rimanenti. La partita termina quando scade il tempo, dando quindi la vittoria ai sopravvissuti o quando vengono uccisi tutti quanti, facendo così vincere di conseguenza gli infetti. Su Codem EV2 2022 la modalità infetto verrà pubblicata il 15 febbraio assieme ad altre due nella playlist di San Valentino, oltre ovviamente a grossi cambiamenti e miglioramenti generali, più o meno. E direi che per oggi, ma solamente per oggi, è tutto riguardo Call of Duty Modern Warfare 2. Noi staff di Tech Games Italia non possiamo fare altro che ringraziarvi anche oggi di aver visto pure questo video. Non dimenticatevi di fare un salto sul nostro sito web ufficiale, perché Tech Games nasce da lì. E inoltre abbiamo anche un gruppo Telegram dedicato interamente alla nostra community per discutere assieme a voi del mondo del gaming a 360 gradi.